Buongiorno Francesco Tricarico e bentornato ai nostri microfoni. Ciao. Ciao Simone, Guarda, è un buongiorno. piacere trovarti e ritrovarti anche perché, sai, comunque sono passati un po' di anni dall'uscita del tuo ultimo disco e avevamo davvero bisogno anche di ascoltare nuova musica tua, anche se diciamo che con i singoli che hai proposto negli ultimi 2 anni in qualche modo ci hai fatto, come dire, rendere l'attesa più semplice. Sì, sono usciti, è uscito Abbracciami Fortissimo, a Milano non c'è il mare con De Gregori, per cui qualcosa di quest'album, Poi mi manchi negli occhi, è già uscito. È un album che arriva a 5 anni da chi non te l'aspetti, è un album ricco di tante cose. Mi piace immaginarlo come un ponte che si attraversa, un ponte tibetano che porta da qualcosa a qualcos'altro di ancora inaspettato e Diciamo meraviglioso. che uno degli aspetti che proprio più mi ha colpito di questo disco è proprio la tua capacità, di analizzare quelle che sono le reazioni e le relazioni, soprattutto umane. Ma quanto c'è di questo periodo, del periodo che abbiamo vissuto, nelle tracce appunto inedite di questo disco? Di questo periodo non c'è nulla, tutto è precedente a questo periodo. Certo. Quello che ho scritto in questo periodo uscirà dopo. Però io penso che al di là di ogni periodo che viviamo, insomma, indipendentemente dal periodo, dal contesto, da ciò che accade, l'uomo è sempre l'uomo. Nel Medioevo i problemi e le gioie che avevamo erano le stesse che abbiamo ora, insomma. Può cambiare la storia, le circostanze, i momenti più o meno drammatici. Possono esserci guerre, momenti di grande pace, di grande rinascimento, vivere momenti molto illuminati o molto scuri. Alla fine le domande che ci poniamo sono le esigenze, i bisogni, i desideri più o meno sempre gli stessi dell'uomo, dell'umanità. Per cui non parla direttamente di questo periodo, ma a suo modo parla di questo periodo, questo disco, anche se Assolutamente. non è stato scritto in questo periodo. Senti, quello che mi ha colpito anche proprio dal punto di vista sonoro è proprio la scelta di utilizzare degli strumenti che probabilmente più che in passato sottolineano anche quello che può essere, tra virgolette, la vacuità dell'uomo, comunque la vacuità di certi rapporti, di certe relazioni. No, nulla è vacuo. È bello che in una canzone, in un disco, tutto sia molto interpretabile, mi fa piacere che tu colga questo aspetto. Sì, ci sono incontri che poi si rivelano magari diversi da come ci si aspettava che fossero, però poi l'aspettativa è sempre un errore, non bisognerebbe aspettarsi, bisognerebbe essere senza pregiudizio, per cui nell'incontro con l'altro, questo disco si parla molto di incontri. Dell'incontro, dell'amore, dell'amicizia, dell'incontro anche con se stessi. Insomma, la cosa più bella è conoscersi, star bene con se stessi. Per cui attraverso varie vie questo album, come forse tutti i miei precedenti, parla di cercare di conoscersi, appunto per fare in modo che ogni incontro non sia vacuo, ma possa essere importante, perché ogni cosa lo può essere. Essere importante. Qui la musica, gli archi e tutti questi arrangiamenti molto belli fatti da Vittorio Corbisiero sottolineano tutti questi aspetti molto ricchi delle Assolutamente. canzoni, degli argomenti che tratta. A me è piaciuta moltissimo, beh, era già uscita comunque, Mi manchi negli occhi, proprio anche per l'utilizzo del pianoforte, ma per te questo brano cosa rappresenta? Mi manchi negli occhi. Un brano, secondo me, molto bello. Un brano nel ritornello si ringrazia. Questo mi piace. Parla di una mancanza, parla della mancanza, quanto l'amore, quando l'amore ha a che fare con la mancanza. E su questa riflessione poi nasce la gioia della vita, di capire quanto sia bello vedere ciò che manca. Per cui c'è questo ritornello che amo molto, dove si dice grazie, grazie per questo nuovo giorno, grazie per il grazie anche per lo zen, insomma, è un bel esercizio, ringraziare, svegliarsi la mattina e ringraziare, anche se apparentemente tutto è un disastro,
è un gesto di riconoscenza verso la vita, siamo vivi, respiriamo. No. Qui ogni giorno è la possibilità di che accada un miracolo, ogni giorno potrebbe accadere qualcosa di bellissimo. E il grazie forse lo favorisce. Assolutamente. Per cui anche negli occhi c'è questo rendersi conto che alla fine tutto è un miracolo. L'amore è un miracolo da cogliere, da coltivare. E l'incontro con la persona amata è la gioia più bella che ci sia, quando magari momentaneamente ci sono dei momenti di distanza. Certo. Beh, brano dal mood completamente diverso invece quello che hai scelto proprio per il lancio, che era Bella Estate, anche un vero e proprio divertismon da un certo punto di vista. Sì, è completamente diverso. Sì. Parla di quest'uomo con molte donne, un Don Giovanni, un Casanova che ha molte donne, poi si innamora, ma per fortuna la nonna lo invita al mare e lui asseconda la nonna, la saggezza di questa donna anziana, e l'aiuta anche a fare la passata di pomodori, ripensando a tante cose, all'amore, fuggendolo forse, no? Si dice tante donne, nessuna donna. Per cui quest'uomo va con la nonna a riflettere. No, mi è piaciuto in questo brano Cosa comunque voglio dire a me? come sei Scusa? riuscito comunque a parlare anche di malinconia, perché si avverte comunque la malinconia di fondo, e un arrangiamento invece comunque piuttosto, come si dice oggi, piuttosto up, comunque molto, molto allegro. Sì, forse quella è un po' amore dillo senza ridere, ma non troppo seriamente. È bello che rimangano sempre presenti due livelli, uno ironico, di sorriso, e uno più riflessivo, nostalgico. Penso che sia un po' nella mia indole, una grande gioia verso il futuro, ma poi una nostalgia verso un tempo passato. Molto bello. Ma io credo che ci sia tra l'altro il giusto equilibrio tra ironia e nostalgia, ma credo che ci sia sempre stato nella tua produzione musicale. Sì, credo che ci sia sempre stato, almeno l'ho sempre inconsciamente o istintivamente cercato, insomma, che ci sia leggerezza anche nell'affrontare i temi più profondi. Un altro brano che mi ha colpito è La luna storta per il punto di vista, perché è insolito essendo femminile. Sì, l'ho scritto per una donna, pensavo a una donna quando ho scritto la... Forse hai ragione tu, era il titolo originale. Mi piaceva l'immagine di questa donna che non era vista benissimo, era un po' derisa per alcuni suoi aspetti o modalità, insomma, che poi prendeva coscienza della propria bellezza, dei propri limiti o della propria grandezza, che iniziasse a conoscersi, a farsi due domande, a trovarsi bella. E trovandosi bella, poi possa affrontare quella vita in un altro modo, con una stima di sé diversa. Mi piace l'inizio. Tu pensi che non sia abbastanza intelligente? Sì, forse hai ragione te. Ma però poi dice: beh, io faccio la mia parte al meglio, no? In questo bellissimo disegno che è la vita. Per cui va bene così, non ha. Ci sono tante cose, anche il giudizio degli altri, tante volte il giudizio ci può rendere, se ci si preoccupa del giudizio degli altri, la vita può essere un po' più complessa, per cui bene giudicare noi stessi, poi gli altri non ha importanza. E questa ragazza si accorge di essere molto bella. Guarda, il pezzo in assoluto mio preferito di questo disco è Tre numeri in più, dove comunque riesce ad affrontare con lucidità anche il tema della mancanza. Secondo me è questo il punto di forza, la capacità di raccontare in maniera molto chiara quelle che possono essere anche certe sensazioni, supportate anche da un ottimo arrangiamento. Sì, Tre numeri in più parla di... Ci sono tante cose dentro quella canzone. C'è la mancanza, essere figli, essere padri, la Opposti. colpa, il senso di colpa,
c'è anche poi tutto il contrario, c'è anche la grande speranza, la voglia di. È una canzone molto ricca di contenuti, che però. Scusa, è molto semplice lineare. Per cui sì, c'è una. Sì, parla di una mancanza alla fine, che però diventa una pienezza alla fine, perché nel momento in cui riesci a vivere anche questa emozione, come tutte le emozioni che ci si presentano, a volte non belle, ma ad accettarla perde il connotato solo negativo. Per cui Certo. diventa, la vita è fatta di mancanze, a volte di presenze, di gioie, di dolori. È un bellissimo spettacolo da osservare in tutte le sue molteplici sfaccettature, e l'una non può prescindere dall'altra. Credo che se si raggiunge quel livello, la vita è. Ogni accadimento è buono. C'era un bel detto Zen che diceva: c'era una persona che gli accadeva una cosa apparentemente negativa, e questo maestro diceva. Ah, vedi che è una cosa negativa, gli si diceva, e lui diceva: vediamo se è negativa. Poi succedeva una cosa nel frattempo, per cui quella cosa apparentemente negativa diventava positiva. E così c'è tutto questo, in questa storiella ci sono tutte queste cose apparentemente negative che poi si rivelano positive. Questo si era rotto una gamba, per esempio. Ah, che cosa terribile! Il maestro dice: vediamo, scoppia la guerra, e lui non va in guerra, perché aveva una gamba rotta che da lì a poco sarebbe messa a posto, quindi non è morto. Senti, io non posso che Poi ringraziarti. il tempo ribalta tutte le cose. Basta non esserne vittima. Infatti. Grazie mille Francesco davvero e speriamo di poterci vedere quest'estate magari per qualche concerto, perché no? Certo, speriamo di sicuro. Ciao Simone, grazie.